Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati qua sul canale di Battle for Games, io sono Carlo e oggi siamo qua con un nuovissimo episodio del Conosciamo, questa fantastica serie che abbiamo iniziato da ormai, abbiamo già fatto due episodi, oggi siamo qui a parlare del terzo, parlare proprio del supporto, siamo arrivati infatti alla classe del supporto e se non avete visto i due video precedenti vi invito a guardarli nel canale, li trovate nel canale. Abbiamo detto anche che questi video usciranno una volta a settimana, quindi la prossima settimana mi raccomando, non perdetevi il video del cecchino, il scout, che sarà secondo me il più interessante. Iniziamo a parlare subito di questo supporto che avevo già trattato in un vecchio video del canale su Battlefield 4 quando era appena uscito, che avevo trattato tutte e quattro le classi del gioco e ne avevo parlato veramente malissimo in quel video lì. Infatti mi ricordo che avevo detto che era inutile, una classe inutilizzabile, non si riuscivano a fare punti e che faceva cagare in pratica, riassumendo un po' tutto il video. Giocandoci, sbloccando nuove armi e andando avanti con la classe, io mi sto ricredendo molto, infatti può essere molto divertente usare il supporto, soprattutto in ambito giocare di squadra, perché con il supporto se giochi di squadra ti diverti molto e in più, come ho detto, aiuti la squadra perché puoi fornirgli munizioni oppure puoi piazzare qualche claymore in giro per la mappa e fare il nabbo, così ti bestemmiano dietro i nemici. E comunque, come ho detto, ci sono comunque molte armi molto forti che possono diventare veramente molto overpower e possono anche rompere molto le balle. Durante tutto questo video ho usato due principali armi che sono l'LSAT e la PKP Pekkeneg, che sono secondo me tra quelle che ho sbloccato, perché sono arrivato solo fino alla PKP Pekkeneg, le due armi più overpower. Perché allora, quella che mi piace di più sinceramente è l'LSAT, perché comunque riesco a utilizzarla, non ha molto rinculo e convenientemente con 3-4 colpi ben piazzati uccide, quindi con il suo rate abbastanza alto dovrebbe essere abbastanza semplice, almeno per me è abbastanza semplice uccidere i nemici. La PKP non so bene, non riesco a utilizzarla, forse a causa del suo rinculo un po' alto. Poi appena sbloccata di accessori non ho molto, quindi magari anche solo un'impugnatura potrebbe aiutarmi, però per ora non so perché non ce l'ho. Iniziamo ora a parlare un po' degli oggetti secondari che si possono utilizzare con questa classe. L'oggetto principale secondo me è la scatola di munizioni, che come fa il medico è una scatoletta che si butta per terra e chiunque ci stia vicino si rifornisce di munizioni, oppure anche voi potete rifornirvi di munizioni e quello che l'ha lanciato si fa una marea di punti che non finiscono più. Praticamente io infatti tutti gli oggetti che ho per il supporto li ho sbloccati tutti utilizzando la scatola di munizioni, perché è quella secondo me che vi fa fare più punti con quella classe. Un altro oggetto può essere la claymore, che come ormai tutti sanno come si usa, si piazza in un determinato punto e se un nemico ci passa sopra esplode e il nemico muore, cosa molto stronza, a me stanno molto sulle balle le claymore. Oppure c'è anche un altro oggetto che è abbastanza particolare, è il mortaio. Parliamo un po' del mortaio, forse ve lo ricorderete da Battlefield 3, che è una specie di cannone, diciamo, non saprei bene come definirlo, è una specie di cannoncino che si piazza per terra e su Battlefield 4 si può comandare addirittura da distanza, invece sul 3 no, bisognava starci vicini sul 3, ma dal 4 è tipo telecomandato, avete un telecomando, potete spostarvi anche lontano, tipo mettervi al riparo. E praticamente con questo telecomando voi vedete tutta la mappa dall'alto, vedete i nemici e potete sparare un colpo dall'alto ai nemici in faccia, però è abbastanza complicato perché comunque i nemici si muovono e non riuscite a teleguidare un missile. Voi sparate il missile su quel punto, il missile arriva su quel punto, se c'è un nemico muore oppure fate hit marker che lì parte un'incazzatura generale, però se c'è un nemico e lo prendete bene magari anche in testa vi fate i vostri 100 punti kill e magari siete anche fieri di voi stessi. Parlando un po' del posizionamento sul campo di battaglia, io cerco sempre di comunque girare tutta la mappa, essere sempre in movimento e cercare di andare a dare una mano magari in situazioni con molta gente oppure dove ci sono moltissime persone che sparano, molti gruppi di persone, magari gli lascio anche un bel kit di munizioni come abbiamo detto prima, e dove ci sono molti nemici magari mi posso mettere anche a spammare, dato che ho comunque 100 o addirittura alcune armi tipo la Type 88 hanno 200 colpi nel caricatore. Ragazzi, 200 colpi nel caricatore non finiscono più per modo di dire ovviamente, ragazzi, però sono veramente tantissimi colpi nel caricatore, quindi potete permettervi di iniziare a spammare magari mettendovi comunque in un riparo, perché ovviamente non potete fare Rambo e suicidarvi nel campo di battaglia. Vi mettete dietro un riparo e sparate a un nemico per volta, mi raccomando.
L'arma secondaria, ragazzi, ovvero la vostra pistola che vi può parare il culo molto spesso con tutte le classi del gioco. La pistola, secondo me, è l'arma più paraculo del gioco proprio, ragazzi. Come ho detto negli ultimi due video che conosciamo, e come dirò anche per il cecchino, la pistola, secondo me, è completamente una scelta personale, perché uno usa quella che gli piace di più. Però forse con il supporto, dato che c'è da Battlefield 4 un fucile a pompa portatile, un mini fucile a pompa portatile che è lo Shorty, e dato che queste mitragliatrici leggere da vicino tanto danno non ne fanno, se voi avete il culo di riuscire a switchare arma e avete lo Shorty come secondaria, da vicino vi para il culo lo Shorty, perché shotta, o quasi, direi che shotta lo Shorty, shotta lo Shorty, gioco di parole. Se siete molto vicino, shotta, quindi vi para il culo. Se no, comunque, ragazzi, utilizzate la pistola che volete, perché sono tutte forti. Secondo me l'M1911 è una cosa overpower, per tre colpi, come in Battlefield 3, uccide. Quindi, mi raccomando, se avete quella, utilizzate quella, se avete proprio una pistola overpower. Altrimenti, utilizzate quelle che avete, oppure guardate anche magari le caratteristiche e utilizzate quella che vi piace di più. Per ultimo, ragazzi, dove utilizzare questa classe? In che mappa? Secondo me, se utilizzate il supporto, tipo su una mappa come Operation Locker, dove ci sono veramente la gente che spamma granate, colpi, esplosioni continue, oltre a farvi una marea di punti, riuscite anche a rifornire la squadra, perché comunque ci sono sempre i gruppi di persone, come ho detto prima, quindi voi cacciate un bel kit di munizioni in mezzo e loro si riforniscono e voi vi fate i punti, quindi forse quella è la mappa migliore. Però anche in altre mappe aperte, quali Ferrovia Golmud, oppure cosa c'è? Shadow Shanghai, anche molto utile sul tetto dell'obiettivo C, dove ci sono sempre i cecchini che spammano, oppure arriva su la gente con l'ascensore, comunque anche lì c'è abbastanza spreco di munizioni, quindi quella potrebbe essere un'altra mappa. Poi, ragazzi, il video penso che anche per oggi possa essere concluso. Io spero che vi sia piaciuto, vi possa essere stato utile. In caso, lasciate, mi raccomando, un bel mi piace, commentate questo video, perché a noi comunque ci piace veramente tanto interagire con i nostri iscritti, con le persone che guardano i nostri video, quindi mi raccomando, commentate. E se non l'avete ancora fatto e siete nuovi e vedete questo video per la prima volta, iscrivetevi al canale per supportarci al 100%. Quindi io vi saluto, ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi.